sprovvista. È stato scaricato centinaia di migliaia di volte, l'avevo avuto nel momento in cui l'ultima volta che l'ho controllato 760 mi piace, 16 non mi piace, quindi una cosa proprio plebiscitaria, perché insomma le leggi, ieri le ho divulgate in volantino, penso che le avete lette. Da ieri in poi con il convegno è cambiato tutto, perché fino a ieri hanno cercato di far finta di nulla, di qui, di lì, da ieri. C'è stato il primo servizio sulla 7 che ha mistificato tutto e va bene. Tuttavia ha detto delle cose, ha detto della nascita di questo movimento contro le banche, col simbolo mio da 26 anni, lì dice che è il mio amico Scipotti che ha creato questa banca. Insomma. Stamattina invece i giornali, tutti, Repubblica e il Fatto Quotidiano, sono usciti sull'argomento. E sono usciti bene, qualche cretino, qualche scherzettino, ancora qualche battuta, però nella sostanza sono usciti bene. Da ieri io ho cominciato ad avere delle telefonate che mi hanno molto meravigliato, del tipo ma che fai con questi qui, ma insomma, con chi dovrei stare? Dico, voi non venite, parlo di rappresentanti politici nazionali. Dico, voi non aderite, io comincio dal basso con i movimenti che sono poi schierati contro il signoraggio. Ma no, ma tu da solo puoi fare, a che ti serve? A che ti serve? Perché ti vai a legare? Boh. Stamattina quando ho visto i giornali ho capito. Qui si è determinato un quadro completamente nuovo e diverso. I grandi partiti hanno paura, eh? Di perdere le elezioni sul tema delle sei leggi sulle banche. E quindi si stanno chiedendo con chi mi vado a schierare ora io, perché mi schiero con la destra o mi schiero con la sinistra. Si è verificato questo tipo di scenario, perché l'argomento delle sei leggi legittime è un argomento fondamentale. Le leggi sono una più importante dell'altra. Tra l'altro in una c'è sostanzialmente l'argomento del signoraggio secondario. Ciò detto, sono venuto qui da voi a dirvi che noi abbiamo un nemico, che è il protagonismo, che non è una cattiva malattia, insomma, la si può anche avere, e però bisogna avere anche un minimo di titolo per voler essere poi protagonisti di grandi cambiamenti epocali, eccetera, eccetera. Allora, io propongo come strumento intorno al quale aggregarci non me, ma le sei leggi, perché io ho detto che nel coordinamento sarò fra i coordinatori o il responsabile se mi voteranno, ma non è che tengo intenzione di fare una cosa alla Berlusconi che vengo e dico sono il padrone del partito qua, no. Quindi mi candido, chi mi vota mi vota. Io propongo a tutti quanti voi dei gruppi di aggregarvi intorno al progetto dell'abrogazione delle sei leggi, di entrare nel comitato promotore per l'abrogazione delle sei leggi. E di portare questo messaggio a tutti quanti gli altri, ma questo lo faccio per una questione, come dire, di legame con quelli che mi hanno seguito di più nella fase iniziale. Francamente, a questo punto stanno per scendere in campo le grandi forze politiche, perché non possono non farlo. Intorno al tema delle banche si deciderà chi vincerà le prossime elezioni politiche in Italia, che si faranno tra pochissimo. Quindi assolutamente non possono. E le telefonate che ho avuto sono di quel tipo, perché a seconda di dove io andrò a schierarmi, quelli vinceranno le elezioni. Io non mi voglio schierare proprio da nessuna parte. Io voglio stare lì e voglio dire chi entra in questo contenitore, come lo sto dicendo a voi. E questo è riferito al PDL, al PD, a chiunque sia. Perché Repubblica stamattina un pezzetto importantissimo ha riportato. Il mio intervento nel momento in cui io dico, noi siamo qui unicamente aggregati intorno al progetto dell'abrogazione delle sei leggi, lo dissi ieri, per risolvere il problema che chi è di destra, chi è di sinistra, chi è così, chi è colì e chi è colì. Le possiamo ricordare in pallini proprio fotografici, no, no, aspetta, queste leggi come sono? aspetta. Ah sì, Non lo ricordo perché sei leggi. sì, no, è che siccome l'abbiamo divulgato Non ieri, così molto veloce magari. Ora lo dico. Il pezzetto Repubblica ha, come dire, c'è il filmato, qui io dico, siamo aggregati unicamente intorno a questo, che poi dopo, no? Attualmente
torno al progetto delle sei leggi. Nel momento in cui siamo riusciti ad ottenerne l'abrogazione, sulle ceneri del comitato, perché il comitato finisce in quel momento perché è stato costituito in funzione di questo obiettivo, possa nascere un'aggregazione politica, lo andremo a vedere. In questo momento a mio avviso nascerà senz'altro, che qui bisogna prendersi il Parlamento, non internet, e chiacchierare fra noi in rete. A mio avviso nascerà senz'altro, però è inutile mettere il carro davanti ai voi. Perché con chiunque parlo, perché non costituiamo un comitato, una forza? Perché per quanto mi riguarda l'ho costituito nel 1987 ed è quello che in questo momento ha conquistato il campo della politica, della grande politica. Quindi che faccio? Ne rifaccio un altro quando questo sta andando, come dire, è diventato nodale rispetto alla politica nazionale. Quindi, le sei leggi, che così ora ve le dico, le sei leggi sono una, quella con la quale hanno innalzato il tasso usuraio, cioè a dire, prima andavi in usura se superavi del 50% il tasso medio, ora vai in usura se superi di 8 punti il tasso medio, che significa che con un tasso medio, per esempio, del 4%, prima andavi in usura se superavi il 6%, ora invece vai in usura se superi 4,8 il 12%, capite? Questa è la prima. Che perché l'hanno fatta? Prima di tutto perché stavano prendendo un sacco di condanne per usura le banche e non erano per il momento molto gravi perché le fanno pigliare ai funzionari, cioè i giudici invece di condannare per esempio Banca Intesa condannano il funzionario che è una cosa assurda, una follia. È per non investire i consigli di amministrazione. La seconda è quella sulla prescrizione nelle cause contro le banche, che prima decorreva dalla chiusura del conto corrente. E quindi tu entro 10 anni dalla chiusura potevi fare la causa e potevi recuperare tutto, pure se era durato 30 anni il conto. Ora invece è da oggi a 10 anni fa, quindi se un conto è durato 30 anni ma è finito 9 anni fa, tu puoi recuperare solo un anno. Quindi uno spostamento enorme. Poi c'è la questione della commissione di massimo scoperto, che attraverso le cause eravamo riusciti a distruggerla praticamente, e l'hanno rimessa un'altra volta, hanno fatto una legge in cui, dopo che la giurisprudenza ha detto che è illegittima in tutte le maniere, l'hanno reintrodotta aumentandola. Poi ce n'è un'altra, la quarta qual è? Ci arrivo dopo. Che quella è quella sul signoraggio secondario. Articolo 50. L'articolo 50 è sempre quello sull'anatocismo. Pareggiamento. È quello sull'anatocismo sempre. Ce n'è una poi sui decreti ingiuntivi. Cioè a dire, se tu hai un conticino in mano e vai dal giudice e vuoi un decreto ingiuntivo sulla base di quel conticino, e il giudice non te lo dà il decreto ingiuntivo, che è tuo, te lo sei fatto da solo, quindi ci vuole la prova della sussistenza del debito, no? Le banche sono l'unico soggetto privato che si può presentare in giudizio con un conticino fatto da loro stesse e ottenere sulla base di questo conticino un decreto ingiuntivo. Questo è stato sempre molto grave, ma ora lo è diventato ancora di più. Perché? Perché tutte le voci degli estratti conto sono diventate oggetto di censura giurisprudenziale. E allora si sa già a priori che quando tu poi lo impugni, quell'estratto conto alla fine vincerà la causa perché ti diranno che la somma che devi pagare è di meno. E i giudici continuano a dare i decreti ingiuntivi e li danno anche molte volte poi esecutivi che direttamente vengono e ti pignorano pure l'anima. Nel nord sono organizzatissimi, nel senso che ti vengono subito in casa, si prendono le aziende, insomma una cosa. Questa è la quarta. La quinta è quella sull'anatocismo di cui vi parlo ora, ma me ne manca una. E vabbè, se mi manca non c'è niente, hanno scritto là. Devi riportare qua. Ah, il SMB, eccolo qua. La valuta degli assegni. Ah, la valuta degli assegni. La questione è quella l'altra è quella dell'accredito tardivo della valuta. Sono stato io che nel 1980 ho iniziato le cause per l'accredito immediato della valuta.
dicendo, allora, dicendo, se il tizio dà a Caio un assegno ora e Caio se lo va a versare pure ora, a tizio gli stornano i soldi ora e a Caio gli dà il credito fra 3, 4, 10, all'epoca pure 20 giorni. Nell'intervallo chi si riprende gli interessi? La banca. La banca che c'entra, la banca non è mai proprietaria dei soldi, perché i soldi sono di tizio fino a ora e di Caio da ora in poi. Dopo 24 anni ho vinto la prima causa sulla valuta. Mi ha riconosciuto il giudice la valuta zero nel 2004. Ora le si stavano cominciando a vincere regolarmente, è intervenuto il buon Tremonti con una leggina in cui ha detto che la valuta è 3 giorni, si è mantenuto bravo, insomma, 3 giorni solamente. Ma questo porta uno spostamento enorme, ti faccio un esempio, se tu versi ogni giorno 10.000 euro alla banca ti fa il piacere di farteli prendere subito perché ti conosce, sei un amico eccetera, ti mette scoperto di valuta e siccome sono 3 giorni tu sarai mediamente scoperto di valuta di 30.000 euro, come se ti avesse fatto un prestito, invece che sono soldi tuoi. Questo ha un forte impatto economico, questa norma. E poi c'è quella finale sull'anatocismo che è la più importante, perché l'anatocismo tutti credono che sia stato dichiarato illegittimo, non è vero, perché che cosa è successo? Che nel 2000 è stato reintrodotto con una norma, quindi questa non è recente, sono 4 recentissime, in cui si è detto l'anatocismo è illegittimo, però diventa legittimo se la banca lo pratica sia al passivo che all'attivo. Due parole per spiegare... L'anatocismo è l'addebito trimestrale degli interessi, cioè ti addebitano gli interessi ogni 3 mesi, di modo che gli interessi diventano capitale sul quale poi ti caricano ulteriori interessi. Quindi tu hai un prestito di 10.000 euro, al fine marzo ti addebitano 300 euro di interessi, ora non so, e il tuo debito diventa 10.300 e quindi tu pagherai gli interessi su 10.300. Viceversa, bisognerebbe invece addebitare gli interessi una volta solo all'anno, a fine d'anno. Allora la legge che hanno fatto all'epoca ha detto l'anatocismo è illegittimo, però diventa legittimo se la banca lo pratica sia all'attivo che al passivo. Sembrerebbe giusto come criterio, però hanno dimenticato un piccolissimo dettaglio, che questo sarebbe vero se i tassi fossero uguali dell'attivo e del passivo. Perché se tu mi dai lo 0,0 me ne puoi accreditare pure tutti i giorni, alla fine comunque il risultato è sempre zero, insomma, è sempre cifre modestissime. Tant'è che io non ho solo scritto l'articolo, io ho scritto i ricorsi alla Corte Costituzionale, che sono 40-50 pagine, li ho mandati a 102.000 avvocati, dicendo che li possono utilizzare anche senza citare la fonte nelle loro cause contro le banche per ricorrere alla Corte Costituzionale. E stanno pure questi qui su marra.it, sono un poco complicatini da leggere perché sono atti giudiziari, anche come dire, perché questi fanno le leggi in una maniera tortuosissima, delle leggi lunghissime in cui poi ci mettono 3 paroline, vi richiamo a quella, insomma, magari ci vuole un po' di sforzo a leggerlo per uno che non è avvocato, però se si guardano può essere una bella esperienza leggere quei ricorsi per capire di fino a che punto questi ci imbrogliano. Sono leggi che saranno sicuramente abrogate o in via referendaria, perché mo si stanno buttando tutti quanti, perché non possono non farlo, perché nel momento in cui la gente lo sa, perché legge questo articolino qui, oppure perché legge i ricorsi, come fanno? Insomma, è troppo grave. Oppure in via costituzionale, che la Corte Costituzionale, in uno dei ricorsi che sto facendo io, accoglie l'eccezione di incostituzionalità, dichiara incostituzionale la legge e quindi si risolve il problema in questo modo qua. Fra l'altro il referendum serve anche a rafforzare questa posizione davanti alla Corte Costituzionale, perché è inutile dire che il problema qui è il gendarme, dicevo ieri, no? Che il ladro ruba è normale, che il ladro ruba, giustamente il ladro ruba. Qui il guai è che il gendarme è colluso con il ladro e la magistratura è collusa culturalmente e corrotta anche materialmente in grande parte. Io lo dico in tutte le sedi tranquillamente perché è vero. Allora, intorno a queste leggi si sta creando l'aggregazione politica. Perché? Perché questa qui della parificazione dei tassi attivi e passivi è il signoraggio secondario. Perché tu, va bene che io deposito 50 duplichi i prestiti, tutta la storia che credo che voi conoscete, però
Se i tassi attivi e passivi sono uguali, che cosa succederà? Che gli interessi vanno ai proprietari dei soldi. Quindi se io ho un prestito, io pagherò degli interessi che andranno al proprietario di quei soldi lì. Se si tratta di prestiti che avvengono sulla base del moltiplicatore monetario, gli interessi andranno allo Stato. E questo significa raggiungere gli obiettivi che noi stiamo appunto cercando di raggiungere. Ora io non lo so quanti si sono già resi conto di questa cosa, sicuramente se ne sono resi conto in ambienti giudiziari o avvocateschi, che ovviamente in molti ambienti anche politici. E la questione che voi vi immaginate che livello di attenzione hanno su di me, no? Non mi ammazzano, dico io, perché sennò fanno pubblicità ai miei iscritti, ai libri, che sennò a quest'ora. Oh, e quindi è diventato un argomento importantissimo. Allora io dico a tutti i gruppi che convergono intorno, mantenetela questa vostra identità, va bene, non ce la facciamo più con questa identità, mantenetela. Ma entrate, come ieri Scilipoti, è buono e cattivo, ma che mi importa che è buono e cattivo? Vuoi fare parte del comitato per l'abrogazione delle sei leggi? Poi per il resto, chi vai a dormire, che fai la mattina, che mi importa? Chi sei? Sei ateo? Sei religioso? Non ha rilievo. La mia richiesta è che aderiate tutti a questo comitato per l'abrogazione delle leggi e poi si vedrà. È probabile che da questo comitato poi nasca un'aggregazione politica. Poi se qualcuno ce l'ha, la forza, vorrà dire, perché io ritengo che qui bisogna impadronirsi della politica, perché altrimenti siete calcolate qui, che noi la politica, per carità, i partiti, qui ci vuole il partito organizzato, pesante, con le strutture, che entri in tutto, accidente, altro che, e se no che facciamo? Li facciamo fare agli altri e noi stiamo a guardare. Questa è una posizione da dementi. Siamo in questa situazione proprio perché abbiamo lasciato fare. Ecco. Che questo possa accadere, vediamo, è inutile mettere il carro davanti ai buoi. A mio avviso accadrà automaticamente, ma è un'opinione che potrebbe poi rivelarsi errata. Quello che io dico, vi prego di entrare in questa cosa per l'abrogazione delle leggi, anche perché le leggi saranno abrogate, sarà un grande onore essere riusciti a realizzare questo obiettivo. E quindi mi auguro che questo sia un obiettivo al quale aderiate voi per primi. In un momento di ira ho detto quelli dei gruppetti arriveranno per ultimi, verrà prima la Democrazia Cristiana, poi i socialisti, poi dopo arriveranno i gruppetti con sta storia delle autonomie, che palle. Diciamo che ero irritato, forse mi sbaglio, mi auguro di sbagliarmi, che siate invece voi proprio i primi ad entrare in questa aggregazione, come è giusto che sia, perché siamo stati noi quelli che hanno portato avanti questa lotta. E mi dispiacerebbe pure vedere, perché mo vi parlavo della Democrazia Cristiana non a caso, perché sapete che cosa è successo? È venuto Ugo Grippo da me. È venuto? Ugo Grippo. E mi ha detto una cosa che io non sapevo, perché l'avevo abbandonata la vicenda delle cause della Democrazia Cristiana. Ricordiamo chi è Ugo Grippo, così. È un ex democristiano. Esponente. Ma io poi non lo so perché, credo che... giusto per, come informativa, come informazione così. No, per... no, è per competenza di informazione. No, ma già ci ha detto il profilo. No, ma non lo so, perché poi non voglio manco parlare male di Ugo, perché a me poi è un uomo di 80 anni, insomma. Che è successo? È successo che la Cassazione ha fatto una sentenza in cui ha detto la Democrazia Cristiana non ha eredi, neanche da un punto di vista del patrimonio, per un motivo molto semplice, che non è mai morta, perché Martinazzoli non fece lo scioglimento. Quindi quelli che erano gli organi direttivi allora lo sono oggi. Capite che significa? È venuto Ugo, dice, vedi che io sono nel comitato direttivo, noi siamo interessatissimi alla tua guerra contro le banche ed è una cosa nella quale noi vorremmo convergere. Capite di che sto parlando? Allora la Democrazia Cristiana, che a me interessa, non interessa, che ne so, il mio partito è il Partito di Azione per lo Sviluppo, che non è di destra, perché la destra erra nel privilegiare l'individuo, dico, non è di sinistra, perché la sinistra erra nel sacrificarlo, e non è di centro, perché il centro è un porsi a mezza strada tra due errori. È fondato invece sull'idea, che coincide con il concetto di intelligenza per come io, a mio avviso, l'ho definito, poi vi spiego,
è fondata invece sull'idea che l'individuo debba potersi sviluppare liberamente anche all'infinito, come piace alla destra, purché, così come non può che piacere anche alla sinistra, il suo sviluppo sia funzionale allo sviluppo della società, che poi coincide con quello che secondo me è l'intelligenza, che appunto è la capacità di svilupparsi, di svilupparti tu, passando attraverso lo sviluppo degli altri. Ciò detto, poi a chi piacerà questa formula, io l'ho pubblicato il documento Causa della Fondazione Ideologia nell'87, con un libricino con le 22 iniziative, con la struttura, eccetera, eccetera. Se, quando io dicevo ieri, io con i miei panni ideologici vado da tutte le parti, tanto io schifo tutti, dall'estrema destra fino all'estrema sinistra, non sempre perché poi li schifo affettuosamente, ovviamente, però io l'ho sempre detto e ho sempre professato. Ma questo è dopo, poi dopo vedremo. Intanto mi auguro che voi convergerete nel comitato e che siate i primi. Sarebbe molto importante, una grande soddisfazione, perché che debba entrare la democrazia cristiana, come dire, con la bandiera per prima, insomma, non voglio dire manco niente contro la democrazia cristiana, però sono sicuramente partiti che non hanno fatto contro queste forze, le banche, le cose che abbiamo fatto noi in questi anni, per qualcuno. Andreotti ha avuto una bella responsabilità che lo fa. Ma sappiamo, sai, ora sai che dico sempre io, che la rivoluzione culturale purtroppo non la possiamo fare con i marziani, non li possiamo importare, la dobbiamo fare con gli uomini di questa terra, sono tutti quanti coinvolti in qualche cosa. Sicché alla fine bisognerà un poco. Siamo la cultura del perdono, no? L'occidentalesimo, io so ateo, ma insomma il pentimento, poi diventa confesso e poi il paradiso stesso. E che possiamo fare? Va bene, augurandomi che questo dialogo tra di voi continui e che in breve, perché questi tempi ora sono diventati velocissimi, come dire, questo progetto abbia delle tappe ulteriori, ora vedremo, faremo un convegno più grosso cercando di coinvolgere forze politiche più grosse. Vi lascio, però lui mi voleva dire qualche cosa, no, Giuseppe. Se ci spieghi tecnicamente il fatto della presentazione del referendum 3 mesi prima, 3 mesi dopo, quando un governo. Allora, il referendum deve essere presentato entro un anno dalla fine della legislatura. Secondo me questa legislatura finisce tra un mese, o fra 6 mesi, o fra 3. E chi stanno le borse che precipitano, quell'idiota di Draghi, come si chiama? Monti non è riuscito ovviamente a fare nulla, lui è supponente ma non competente, e quindi se fosse stato almeno intelligente non si sarebbe infilato in questa cosa dove sarà frullato. Ma hai capito? Il frullatore, le lame girano. Sarà terminato come me. Scusa, però se no bisogna farlo dal sesto mese in poi dell'insediamento della nuova legislatura. Io dicevo vabbè, ma prima che sia maturo, perché poi le firme devono essere raccolte entro 3 mesi dal momento in cui si raccoglie la prima, allora io dicevo ma prima che i tempi maturino noi poi saremo pronti, perché poi cade il governo, le elezioni, poi passano i 6 mesi, a quel punto noi siamo pronti. In realtà mi sembra che i tempi stiano accelerando enormemente. Che vi devo dire, amici, se ci andiamo noi in Parlamento la facciamo noi la riforma delle leggi senza fare neanche il referendum, me lo auguro. Bene. Grazie a Romano. Mi devo lasciare che devo andare ad un'altra cosa, a incontrare gli altri.